Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente in studio con noi il presidente di Confedilizia Veneto, Michele Vigne, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Ben ritrovato, presidente. Grazie, grazie a voi. Quindi Confedilizia, punto di riferimento, io lo ricordo sempre per chi ci ascolta, lo sappiamo, però è bene ribadire, punto di riferimento per tutto quello che riguarda gli immobili in generale, quindi condomini, affitti, compravendite, tasse, catasto, insomma le materie che voi gestite sono veramente molto estese. Ma vorrei partire con lei, presidente, dalla questione ovviamente della pandemia, il grosso tema, il dramma che ci sta coinvolgendo tutti quanti anche in questa seconda ondata. Come associazione voi comunque siete riusciti a mantenere il rapporto, a garantire ovviamente l'assistenza ai vostri associati? Certamente, noi già ancora nella prima fase della pandemia, dopo i primissimi giorni ci siamo organizzati per poter mantenere aperto e mandando anche del personale in smart working, quindi lavorando a casa e comunicando. Ma nel stesso periodo abbiamo cercato di mantenere comunque una presenza in associazione a turno. E questo è stato importante perché il filo conduttore con i soci, soprattutto anche per quella paura che andava veramente come prima fase in ognuno nel dire come fare, come sarà, c'erano tanti punti di domanda, abbiamo cercato anche di fare, diciamolo, un servizio sociale ai soci. E questo ha permesso anche nel contattare proprio telefonicamente i soci a casa, dicendo come state, come va, come siete. Cioè, cominciamo nella provincia di Belluno a avere 1400 soci, sono numeri. E quindi capite, un bel servizio che è stato fatto, che ha fatto sentire ai soci e ci hanno dato riconoscenza l'associazione vicina. Nel periodo estivo ci siamo subito premurati a mantenere i locali in efficienza facendo un impianto di estrazione aria e di ventilazione, in modo da prepararci per il periodo autunnale, quello che adesso è arrivato, da poter lavorare in sicurezza sugli impianti con tutte le misure igieniche, con gli schermi, con quello che serve, ma soprattutto anche la ventilazione del locale. In modo da garantire appunto la sicurezza. Senta, presidente, ovviamente fra i temi correlati alla pandemia c'è la questione anche dei vari esercizi commerciali, i vari locali, ma anche appunto i titolari di queste strutture che in molte occasioni si sono trovati in difficoltà per garantire appunto la prosecuzione delle varie attività. Anche nel nostro territorio la pandemia ha imposto la chiusura di alcuni esercizi. Su questo Confedilizia anche ha avuto appunto da ribadire il proprio punto di vista. Certo, abbiamo cercato di dare anche in questo caso una mano. Devo dire che da parte dei proprietari generalmente c'è stata un venire incontro all'inquilino, ma nel dire per il periodo limitato alla pandemia, nel periodo che sei costretto a rimanere chiuso, vediamo di trovare una soluzione, un accordo, quindi i proprietari, anche perché teniamo sempre presente che non vediamo il proprietario come una persona piena di soldi che ne ha a bizzeffe, tutt'altro. Guardate che alle volte la situazione del proprietario è più difficile di quella dell'inquilino. Pensate per esempio a quelle famiglie dove vivono con il reddito dell'affitto. Sono mandati in pensione, magari marito e moglie, hanno affittato convinti il locale che avevano, che era il locale della loro attività, e a un certo punto si sono visti ridurre questo, no? Se non mancare in qualche caso. Allora, abbiamo sempre detto, fate degli accordi che vengono registrati, perché c'è anche il rischio poi, con questa legislazione sulla quale fa sempre fatica il legislatore a metterci mano, perché siccome si pagano ancora le imposte sulle affitti commerciali non riscossi e non pagati, questa è la realtà.
Allora in questo caso si fanno degli atti registrati in associazione, è stato compilato con l'ausilio dei Confedilizia, dei legali di Roma, delle voci giuste che possono andare bene proprietario ed inquilini per fare questo accordo. Siamo riusciti in questa maniera, diciamo, ad arrivare ad oggi. Senta Presidente, una delle attività che si sono svolte nel periodo estivo e che ancora quando c'era la possibilità di incontrarsi in presenza, ovviamente con tutte le misure di sicurezza, è stata anche l'assemblea, è stato il corso per gli amministratori di condominio che quest'anno ha avuto, diciamo, una significativa partecipazione. Certo. Grazie per questa domanda, perché gli amministratori di condominio hanno preferito e hanno detto: noi non vogliamo fare corsi di aggiornamento in webinar, in streaming, vogliamo il confronto, abbiamo bisogno di farlo, scambiare le idee, abbiamo trovato la disponibilità dei relatori, abbiamo fatto una sessione a Cortina come ogni anno e due a Belluno. A Belluno abbiamo avuto la possibilità di farlo presso il centro Giovanni XXIII, con spazi ampi, dove ognuno ha potuto interloquire con i relatori, portare le proprie proposte e alla fine poi compilare il quiz di risposte finali che li ha visti tutti quanti, convinti anche del risultato che hanno ottenuto, quindi oltre a ottenere questo obbligatorio passaggio, ma che fa parte della loro formazione certo, obbligatoria anche appunto. E non vi dico ancora quante domande verrebbero fuori, ma dovremo fare degli incontri continui. È stato molto importante comunque quel fatto in presenza. Anche perché, diciamo, la pandemia ha in qualche modo sconvolto, in qualche modo così modificato l'attività, no? Anche certamente, per chi fa l'amministratore di condominio. Tant'è vero che notizia appunto recente, lei mi ricordava, Presidente, che il Senato ha approvato una norma sulle assemblee condominiali online, che però non viene vista, diciamo, con favore dalla vostra associazione. Lei parla di quella recentissima. Recentissima. Sì, perché in luglio era stata portata avanti, lo avevano fatta per prevedere un'assemblea online. La grande discussione però era come avere la certezza che tutti potevano partecipare, perché il condominio tutti devono poter dire la propria, ogni condomino devono poter partecipare, ma quindi non può, dopo sulle decisioni ci sono le regole delle maggioranze, ma tutti devono e poter esprimere la propria. Cosa è successo? E qui qualcuno dice una scivolata, uno svarione, beh, io dico che sono cose vergognose. In commissione legislativa al Senato, in prima lettura addirittura, è stato approvato un emendamento che praticamente fa saltare quello che è i criteri di partecipazione all'assemblea, quindi riducendo di fatto la possibilità agli altri condomini di partecipare, ma addirittura anche quando un gruppo di, perché hanno parlato soltanto delle maggioranze, dei presenti. E quindi su quello, guardate, è una cosa terribile. Confedilizia subito ha fatto presente questo svarione. A livello nazionale questo? Certamente. Questo si fa riferimento, Presidente, immagino, alle categorie come gli anziani o come certamente, persone che fanno fatica magari a partecipare online delle assemblee. Ma certamente, ma quello è che tutti comunque, finché non si cambia la legge del condominio, perché alla base, ma è storica la legge del condominio, non è facile cambiare su questo. Tutti devono, i condomini devono avere la possibilità di dire la propria. E guardate, su questo adesso hanno detto, insomma, poche parole, un discorso proprio del giorno dopo con l'ufficio legale di Confedilizia, e diceva, ma gli dico, ma scusate,
si sono accorti del scivolone che hanno fatto, adesso stanno vedendo come poter rimediare. E quindi stanno vedendo, allora, io ieri veramente mi sono arrabbiato, e dico, è possibile, ma vi rendete conto? È come salissimo su un pullman dove il conducente così va un po' così e così, circa, ma scherziamo? E quindi con Fedelizia anche su questo manterrà alta l'attenzione per vedere di trovare una mediazione. E torno a ripetere, mediazione. Questo non solo per i propri soci, ma per tutti i proprietari di appartamenti in condominio, tutti i condomini. Quindi questo sono cose fondamentali, però io dico non accetto che un senatore, come è stato, abbia mandato avanti questo emendamento e la Commissione lo abbia approvato senza approfondire cosa facevano. Ma ci rendiamo conto? E quindi bisogna, insomma, continuare a lavorare, mantenere alta l'attenzione su questo. Certamente staremo là, adesso troveranno, io mi auguro, che anche perché diventa veramente, pensate, con il numero di condomini che ci sono in Italia, la sollevazione che viene fuori. Certo, diventa difficile. Devo dire, purtroppo, in questo caso, un improvvisato ed incapace. Senta Presidente, cambiamo argomento, parliamo di un altro tema di cui si discute molto, che è quello del super bonus, le opportunità che derivano anche da questa formula di agevolazione prevista proprio per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici. Ecco, come Confedilizia valuta questa misura che è stata introdotta dal Governo? Ma certamente la valutiamo in maniera positiva, l'abbiamo valutata fin dall'inizio. Questo è una grande opportunità. Qualcuno, come il direttore d'Italia Oggi, ha detto un colpo di follia del legislatore, perché dice parlare del 110% è una cosa che sulla quale non eravamo adusi. Quindi quello che stiamo sistematicamente approfondendo nelle nostre associazioni, parlando con i proprietari, diciamo: guardate la situazione con prudenza, non fatevi, io ho detto tante volte, sarebbe da fare una ristampa del libro di Pinocchio e darlo, vi ricordate quando Pinocchio andò e allora trovato i briganti? Ecco, stiamo attenti, qui non è un'opportunità il super bonus, ma guardate, le responsabilità e i vincoli che ci sono notevolissimi. E per chi? Ma a cominciare dall'amministratore del condominio, che deve fare la delibera, deve partire col piede giusto. Perché se non parte col piede giusto, fra 7 anni, quello è il tempo che ha l'Agenzia delle Entrate di verificare, fra 7 anni può venire fuori che ti chiedono il conto, oltre che dare indietro, pagherai anche la sanzione che è il 200%. E voi capite che fa tremare i polsi. Allora noi diciamo, con molta prudenza, i problemi dove sono adesso sostanzialmente? Che il numero di tecnici preparati sono pochissimi, perché sembra una cosa, ma cosa vuoi che sia? No, allora devi verificare l'idoneità dell'immobile dal punto di vista della regolarità edilizia, devi fare un accesso in comune, devi vedere, devi, no? Delle parti comuni, hanno detto, bene, non è una cosa così semplice alle volte, devi risalire anche con i documenti, è quello uno. Dopodiché, per accedere al super bonus, devi vedere anche quali possibilità ci possono essere, non è che sia buono per tutti, allora quello che noi consigliamo sempre è fare una pre-analisi. Fate una pre-analisi, è molto importante, da parte di tecnici seri, che possono venire, vedere e dirvi, è chiaro che dice questo costo, no, questo costo diciamo che è bene che lo paghino i condomini, perché è opportuno, è una preanalisi che va fatta, un tecnico viene, vede
cos'è possibile fare, se è possibile, perché attenzione, anche solo l'inquadrare gli elementi cosiddetti trainanti e trainati non è una cosa semplice. Addirittura qua l'Agenzia delle Entrate è andata contro quello che dice la legge, perché la legge parla di interventi trainanti e trainati, e che dovrebbero, però l'Agenzia delle Entrate nelle sue spiegazioni dice prima dovresti fare i trainanti e dopo i trainati. Ma se quello dura di più? Cioè, capite, è una... Bisogna rivolgersi a dei professionisti, guardate, che possano analizzare bene il tutto. Grazie. Prima di... Ha detto bene lei proprio. Quello che io dico veramente è una grandissima opportunità. Allora, cerchiamo che questo colpo di follia, diciamo, in un momento di pandemia anche importante per dare fiducia, senza dubbio, ricordiamoci che dopo questi soldi comunque nel conto devono ritornare, perché è vero che ho detrazioni fiscali, ma quelle imposte dopo non entrano più allo Stato. E se parliamo di 10 milioni di interventi, parlo in termini di numerici, di edifici nei quali interventi, si va presto arrivare a qualcosa a 330 miliardi. Ecco, e poi le imposte mancano, allora dovranno prendere, quindi capisco le preoccupazioni dell'Agenzia delle Entrate e della burocrazia dello Stato nel cercare di dire attenzione. Trovare un equilibrio. Però quello che dico non è serio è che uno Stato incapace di controllare le situazioni vuole caricarle sulle spalle dei privati, sulle spalle dei tecnici, perché ricordiamoci che risponde di questo sarà chi firma. Di questo dovremo parlarne ancora. Presidente, avremo volentieri modo di farlo, volentieri. Purtroppo il nostro tempo si è concluso, ma io la ringrazio di essere stato con noi, auguro buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie ancora. Molte anche a voi per l'opportunità che ci date di poter parlare con i nostri bellunesi. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.